La leggenda di Skanderberg ci parla di un eroe nazionale che per anni ha combattuto contro l'invasione turca, sinonimo di patriottismo e voglia di indipendenza. Ancora la leggenda delle mille finestre della città di Berat, dove le donne preferiscono nascondersi per osservare il mondo in piena discrezionalità. E questo ci racconta della riservatezza e la prima storia ci racconta invece del patriottismo, del coraggio e della forza del popolo albanese. Oggi partiamo dal profilo culturale prima di arrivare al profilo fiscale per capire se l'Albania oggi, nel 2023, è una giurisdizione che può fare a caso di un imprenditore digitale, di un nomade digitale, ma anche di un'impresa fisica oppure no. L'Albania nel 2023 fa al caso tuo? Scoprilo dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Già sai che adesso ti chiederò di iscriverti, subscribe se mi segui per rimanere aggiornato con le notifiche del canale e di lasciarmi un like, che poi se vorrai levarmi alla fine del video perché non ti sarà piaciuto, sarai chiaramente libero di farlo, io non ti potrò controllare. Ma parliamo oggi di Albania e perché cerchiamo di capire se fa al caso tuo, se sei un imprenditore digitale o un professionista. Potrebbe davvero fare al caso tuo, perché soprattutto se sei all'inizio della tua attività imprenditoriale, l'Albania ha dei grossi vantaggi, fino ad un ammontare di 112.000 ricavi, poi dipende chiaramente euro di ricavi, poi chiaramente dipende dal cambio. L'Albania ancora oggi, ancora per quest'anno, ha deciso di esentare totalmente da tassazione questa soglia di ricavi, superata la quale si arriverà ad una tassazione del 15% flat. Che in ogni caso all'interno dell'Unione Europea ti direi è comunque una delle più basse o comunque rimane all'interno delle top 10 per le giurisdizioni che tassano di meno. L'Albania ha fatto però dei grandi passi in avanti per quanto riguarda la burocrazia e l'amministrazione di quelle che sono le cose tipiche di cui noi imprenditori ci dobbiamo preoccupare: contabilità, burocrazia, bilanci, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista è piuttosto semplice, affidandosi ai giusti professionisti, in realtà l'imprenditore può focalizzarsi esclusivamente sul business senza preoccuparsi minimamente degli aspetti burocratici. Quindi da questo punto di vista c'è da dire che l'Albania ha fatto dei grossissimi passi in avanti. La sua posizione geografica è di grande vantaggio perché siamo a un passo dall'Italia ed è anche un ponte, se vogliamo, tra l'Europa e l'Asia. L'Albania, tra l'altro, ha fatto richiesta ufficiale per partecipare per aderire all'Unione Europea già dal 2014. Le procedure in realtà non stanno andando per il meglio perché chiaramente il Covid ha bloccato un po' l'economia albanese, ma anche quella internazionale. L'Albania, tra l'altro, è che è una democrazia dal 1991 perché subisce ancora, come tutti i paesi dell'Est Europa, i flussi di ex dittature comuniste che ne hanno rallentato un po' l'evoluzione, però c'è da dire che nell'ultimo decennio tutti i paesi dell'Est Europa, l'Albania probabilmente più di tutti, sta facendo di tutto per venire incontro alle esigenze della nuova economia digitale. Io sono Luca Tagliatela, spero che il contenuto di questo video ti sia piaciuto. Se stai considerando un relocation plan in Albania, e allora ti invito a contattarci, soprattutto alla luce della nostra esperienza. Sono oltre 20 anni che ci occupiamo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale. Se ti è piaciuto il contenuto, lascia il like. Noi ci rivediamo nel prossimo video.